Fabrizio Forconi e MMAmania.it, sono qui con un altro vincitore dello Storm 8, Emanuele Scimia. Emanuele, è stata una bella vittoria, abbastanza rapida perché è venuta nel primo round, soprattutto per verbal tap out, come ha dichiarato l'annunciatore, ovvero per resa verbale. Ci puoi dire un attimo come hai costruito questo match e come sei riuscito a capitalizzare due proiezioni dalla quale poi hai preso la monta nell'ultima? Allora, il mio avversario lo conoscevo, sapevo che veniva dal Brazilian Jiu-Jitsu, quindi abbiamo cercato di lavorare principalmente nella difesa dei takedown utilizzando i gomiti. Una volta andato in monta ho cercato una posizione e scaricare il prima possibile. Appena il mio avversario ho visto che ha ceduto, stava battendo, mi sono fermato subito. Molto giusto, si è vista anche da fuori questa sportività. Si è visto però anche, non so se tu l'hai sentito durante le fasi del combattimento, l'arbitro che ha sembrato intimarti di non colpire la nuca. Secondo te può avere influito questo nel tuo KO? No, assolutamente, perché il mio avversario si è girato nel momento in cui stavo colpendo e è arrivata la gomitata, anche se poi ho subito cercato di colpire dove si può. Allora, questo ricordiamolo anche, era un incontro per andare avanti nel ranking dei pesi welter dello Storm, quindi adesso sei in finale, giusto, dei pesi welter. Dici un po' cosa ti aspetti dall'ipotizzare un incontro titolato nello Storm? Allora, penso che sia una grande occasione, soprattutto per farsi conoscere sia io come atleta che la mia piccola squadra. Nella nostra piccola realtà facciamo il possibile e non riuscendo cerchiamo di aiutarci anche fra squadre. Infatti per questo voglio ringraziare qui presente Gianluca Troiani, oltre il mio maestro Efram, Gianluca Troiani e anche Mauro Zucaro per avermi ospitato a fare jiu-jitsu nella sua palestra e mi ha insegnato tanto in pochissimo tempo. E vorrei anche ringraziare, se ne ho frequentata molto meno, visto il mio avversario, un buon lottatore, la pugilistica Ceccarelli e Roberto, che mi dà sempre la massima disponibilità. Grazie. Ricorda il nome del tuo team? Fullman MMA L'Aquila. Ok, il tuo record adesso quant'è? 3-2. 3-2. Vittoria e 2 sconfitte. Hai qualche altro appuntamento per il futuro già in mente? Qualcosa che vorresti fare? Niente. Al momento niente. Ok, allora goditi il tuo riposo e la meritata vittoria. Ti rinnovo i complimenti e spero di rincontrarci presto. Grazie. Ciao.